Ogni tanto concedetemi la mia parte più ignorante. Ho bisogno di sfogarmi. Scrivete qui sotto nei commenti e viva la tosse! Ciao, ciao a tutti, come state? Tutto bene? Spero bene, sono positivo oggi. Non ho il Covid, sono positivo nella vita. Oramai realizzo qualsiasi tipo di contenuto al di fuori delle mie mura domestiche, quindi realizzare un video qui dentro è un sogno, è un'emozione. Detto ciò, non dilungiamoci troppo, anche perché il video l'avete capito. Questa sarà una reaction a una nuova puntata di Undressed. Un, due, tre, Undressed! È in corso la nuova stagione, quindi siamo tutti contenti. Vi chiedo solamente una cosa: scrivetemi qui sotto nei commenti se vi va che ogni tanto io vi pubblichi anche video di questo tipo. Ogni tanto, non esagero, ve lo giuro. Detto ciò, non voglio dilungarmi ulteriormente perché sarebbe una cosa completamente inutile, perciò partiamo. One e two e one, two, three. Mamma mia, quanto mi mancava questa canzone, la voglio come suoneria. Un nuovo incontro porta sempre con sé aspettative e sorprese. Ma non sempre, sinceramente, alcune volte va a finire male. Speriamo non sia questa. Ma scopriamo la prima coppia, prego. Sono Sara, ho 34 anni, vengo da Milano e nella vita faccio l'istruttrice e l'operatore olistico. Cosa significa operatore olistico? Spiegatemelo! L'amore la vedo come una cosa bella, libera. Ma per fortuna che è bello l'amore, se fosse brutto nessuno penso che andrebbe alla ricerca dell'amore. Sono Carlo, ho 31 anni, vengo da Alzate Brianza in provincia di Como e faccio il pizzaiolo. Ma fammi subito una pizza che sto morendo di fame, ti prego, viene anche Dadda a mangiarsela, faccela! Tutti che fanno io sono il massimo, sono il più bravo, il più bello. No, io mi reputo normale e ne vado fiero. Bravo, bravo, grandissimo. Guarda, mi ha fatto emozionare, te lo giuro. Per me l'amore è condivisione e complicità soprattutto. E poi un attimo, cioè, solo un secondo, stare zitto. Solo questo ti chiedo. Cazzo, c'è da ridere, io non lo so. Carlo mi piace il sorriso, anche se secondo me è un po' agitato, quindi lo usa un po' per mascherare questa cosa. In effetti lo vedo in leggera agitazione. Qui sotto ci sarà un aroma speziato. Ci sta un po' di emozione, no? Ah, un po' di emozione c'è. Certo. Cosa sta succedendo? Io non ero pronto per questi imprevisti, però dovevate avvisarmi prima. Rossella, non la conosco, giuro che non la conosco, non l'ho portata io. Ma sta entrando un'altra persona, si chiama Rossella, prego. Sono Rossella, ho 25 anni e vivo a Genova. Nella vita sono una flow artist. Ma perché fate tutti questi mestieri incomprensibili che io non capisco? Sono in continuo cambiamento, un oregano di emozioni e non mi piacciono le etichette. Ma intendi queste? Guarda che basta tagliarle, non è che ci vuole molto. Piacere comunque. Piacere mio. No, ma io... Non ho capito cosa sta succedendo. O faranno una cosa a tre, probabile, oppure lui semplicemente ad un certo punto dovrà scegliere fra le due. Carlo, secondo me, si aspetta che questa persona è per lui, ma invece non ha capito proprio. No, non ci credo, c'era un'altra opzione che non avevo considerato. Attenzione perché si sta ribaltando qualsiasi situa. Vediamo come se la cava la seconda coppia del nostro esperimento. È vero, mi ero dimenticato dell'esistenza di un'ipotetica seconda coppia. Prego, anche voi, venite. Sono Arianna, ho 25 anni, vivo a Milano e lavoro in un'agenzia di comunicazione di moda. Benvenuta, benvenuta tra di noi, prego. Mi reputo una ragazza molto spontanea, decisa e diretta. Infatti questo potrebbe essere il mio lato negativo. Basta che appena non entri la persona non la insulti e va bene qualsiasi cosa, te lo giuro. Sono Umberto, ho 32 anni, sono di Roma e faccio il vigile del fuoco. Il pompiere paura non ne ha. Il pompiere paura non ne ha. Sono una persona solare che butta tutto sul ridere, sullo scherzare. Cioè non prendi seriamente una minchia, bravo. La mia partner deve essere un po' come me al femminile. In che senso? Non ho capito, non... ti giuro che non capisco. Arianna. Umberto. Riccardo, piacere, è un piacere avervi qui. Bionda, occhi azzurri, vestita bene, ci siamo. Calma, cioè, bionda, occhi azzurri, vestita bene, ce ne sono migliaia di persone così, migliaia, guarda me. Prima vista, Umberto non rispecchia esattamente il mio prototipo di ragazzo ideale, pur essendo naturalmente un bel ragazzo. E quale sarebbe il tuo prototipo? Sentiamo. Subito, così, passati 2 secondi, spogliatevi, denudatevi, prego. Mi butto, devo rompere il ghiaccio, quindi subito. Voilà.
Sì, ma costa 3.000 euro quel cappotto, che cosa lo butti a terra? Che è un pezzo per volta? Sì, dai! No. Addito? Tu puoi rimanere così. Sì, sì. Ah, una cosa per... Beh, ci sta questa tecnica, non l'avevo mai considerata. Cos'è, una pizza? Sì. Come una pizza? Ma non è l'altro che fa il pizzaiolo, scusate? Si vede che è un po' a disagio. Beh, anche tu sei leggermente imbarazzato comunque, fatelo dire. Oggettivamente è un bellissimo ragazzo. Quindi lei sta cambiando idea rispetto a quello che ha detto prima. Io lo sapevo, me lo sentivo. Il suo intimo rosa non troppo piccante, però sensuale al punto giusto. Sì, ma cos'è quella faccia serissima? Ma zio, è che stai morendo, eh? Riprenditi. Da quanto tempo sei a Milano, scusami? Che si sente, Manu? Accomunamoci. Non li vogliono far parlare, mettetevi a letto e zitti! Per Arianna e Umberto il primo passo è fatto. Fatto nel senso fatto! Vabbè, in tre cosa si fa di solito? Facciamo un 2-3 stella? Ma che domanda è? Cosa si fa in tre di solito? Ma anche tu che fai una domanda del genere! Cosa giochiamo di bello? In che mondo vivi? Cosa si può fare in tre? Ma lo stanno perculando praticamente, poverino, è la vittima! Sono tutti e due per te! Ah! Nemmeno lui aveva capito, nessuno di noi aveva capito, nessuno. Vedi che basta, non c'è bisogno che chiedo le cose, basta capire. Io so già, me lo sento che sarà lui ad andarsene, me lo sento. Ah, che fa complimenti, ok. Prego, via, spogliatevi pure voi, prego. Facciamo pari o dispari per chi parte? No, decido io. Decide lei, oh ammazza. Lei sta decidendo tutto, non gli si può dire niente, nulla. Vabbè, partiamo dalle donne. Ma sì. Certo. Rossella sicuramente è delicata nello spogliare, molto molto carina. Sì, ma non è che devi parlare così, cosa sei, eccitata? Noi gli facciamo tagliare le scarpe. Ma come le scarpe? No! Ma no, dai, no, ma no, dai! In che modo si slacciano sensualmente le scarpe? Lei la giacca, io le scarpe. Già 1-0 per Rossella. Lui è la classica persona che vuole far ridere per forza. E non va bene, non va bene! Si può anche essere tristi nella vita. Mi piace molto essere in questo momento al centro dell'attenzione comunque di due persone. Ma perché lei parla così? Fatela smettere, vi prego. Grazie. Ma lui ha delle reazioni veramente fastidiosissime. Sì, prego, fate come se non ci fossi. Loro in qualche modo, le due ragazze, stanno facendo capire a lui di andarsene. È tempo di andarsene, caro mio. Non litigate, non fate complimenti, sono qua al vostro servizio. Cioè lui praticamente l'hanno messo lì per prendere in mano i vestiti e porli da un'altra parte. Ve lo giuro che in questo momento mi sta facendo leggermente pena. Vabbè, le carte, okay, chi le ha portate? Mi date a letto. Ah, quindi tutti e tre devono andarsene a letto. Io pensavo che la scelta la facessero prima. Vabbè, è la prima volta che mi capita di stare con due ragazze in intimo in un letto. Bello, eh? È da provare. È da provare, forza amico, è da provare. Dai, forza. Che domande, certo. Lei, quella in mezzo, quella più diretta in assoluto. Assolutamente. Ma perché tu sei, cioè, ti sei sempre dichiarata che sei bisex? Oppure perché... No, sì, sono dichiarata. Ok. Sei un po' infastidita lei. Lui ha fatto una semplice domanda. Mondi diversi che si confrontano sotto le lenzuola. E tradotto, loro stanno odiando palesemente lui, che è fuori contesto. Anche per Umberto e Arianna è arrivato il momento di conoscersi più in profondità. Sì, è arrivato il momento anche di sciogliersi. Sono due tronchi lì fermi, per favore. Ma quando sto qua a Milano forse di più. Qui ogni cosa è nuova. Cioè non è che a ogni appuntamento poi deve succedere qualcosa. Ah no, certo. Vabbè, vedrai che nel giro di poco tempo ti romperai il cazzo di qualsiasi cosa, fidati. Secondo me lui gioca a fare il duro, ma in realtà non lo è. Ma non sta nemmeno giocando a fare il duro. Cioè è tranquillissimo, è la persona più umile che io abbia mai visto. Sono mai stata single nella mia vita. Non sei mai stata single? Cioè nemmeno adesso che sei lì, neanche adesso sei single. Un po' la soffro sta cosa. Vabbè, perché? No, perché io scherzo sempre con un sacco di amiche, parenti. E praticamente vai alle cerimonie dei familiari, poi rivedi le foto anni dopo. Alla comunione te sei portato un fidanzato. Alla cresima te sei portato un altro. Cioè. Ma che cosa vuol dire? Cioè la comunione la fai a 11 anni, la cresima la fai a 18, cioè sono 6 anni. Non è che per forza una persona deve stare perennemente con la stessa. Se non stiamo insieme almeno più di un anno, io non ti porto a una comunione. Ah, lui intende... Ho capito. Vabbè, non lo so, non condivido appieno questa cosa. E quindi non ho capito dove vuoi arrivare. Infatti nemmeno io ho capito dove vuole arrivare. Dove? Ma ogni relazione porta con sé qualche errore. Tranquillo.
In che senso qualche errore? Adesso mi mettete ansia, cosa succede? La più grande cazzata che avete fatto in amore? Ah, vediamo la più grande cazzata, sono curioso, I'm very curious. Chi parte? Tu sei al centro, io, tu. Scusami, no, sono io che decido. Ah, sei tu. Quindi che decidi. Parti tu. Ma sì, no, chi ha deciso che decidi tu? Chi? L'hai detta dall'inizio questa cosa, ma nessuno l'hai decisa, tu l'hai decisa, anche questa cosa. La più grande cazzata, trascurare me stesso. Oh. Bravo, bravissimo, bravo. Questa è la risposta più giusta in assoluto, bravo! La ragazza, quando sei piccola, 18 anni, poi ti metti insieme e io mi sono accorto che sono arrivato a 25 anni e ho pensato solo esclusivamente a lei e non a me. Non è giusta questa cosa, ragazzi, questo è veramente un insegnamento, mai trascurare se stessi. Voi venite prima di tutti, ricordatevelo! Non aver mai messo limiti nella mia reazione e quindi poi ti prendi anche le conseguenze, cioè lasciavo molta molta libertà. Non dirmi che è stata tradita, non dirmelo! Sei così. E poi mi sono resa conto, arrivato a un certo punto, che ero molto gelosa in realtà. Ah, sei semplicemente accorta di essere gelosa? Cioè, solo questo è successo? La mia cazzata? È l'ultima e la più grossa. Sì, forse aver speso troppi soldi. In che senso troppi soldi? In generale o per qualcuno? Sì, tipo che io poi do troppo, ma perché sono fatta così io do 100, ma anche in amicizia do sempre. Ma 100 euro intendi, quindi, se parli di soldi? Man mano che conosco Sara, mi intriga sempre di più. Sapevo che c'era feeling tra loro due, che la... Mandatelo via, ragazzi, fate scegliere a Sara e vaffangula. Questo è il giorno della mia laurea. Laurea in? Allora, linguaggi dei media. Linguaggi dei media? Ma mai sentita, ve lo giuro. Sta di cultura del base, c'è, no? Sì, c'è. Perché pensavi che fosse stupida, non ho capito. Quella a destra è uno che ha superato ben due concorsi pubblici statali. Bravissimo, bravissima, bravo! Allora, volendo, possiamo mettere... Va bene. Non bisogna guardare solo il lato estetico. No, ma infatti... Cioè, quello infatti, culturale, io semmai con una ragazza ci devo parlare di tutto. In questo momento lui mi sta dando leggermente fastidio, non so per quale motivo, ma mi sta dando fastidio. Gli appuntamenti, veramente dopo 20 minuti dicono una cosa sbagliata. No, assolutamente. Io non capisco dove voglia arrivare. Nemmeno noi l'abbiamo capito, guarda. Nemmeno noi. Guarda, posso chiedere, che ne so, le province della Sardegna. Chiaramente le so perché ci vado da una vita. Le sai? Te le spiegherò dopo. Certo, ce ne sono anche nuove, attenzione. Magari quelle nuove mi sono sfuggite. Dai, Arianna, provaci. Ma perché devi chiederle le province della Sardegna? Spiegamelo. Partiamo dalla base. So semplice, non è che serve la laurea comprata come hai fatto te. Ma perché la sta insultando gratis? Per quale motivo? Ma chi si crede questo? Ma che mi avete dato? Ma chi è questo? Ma scusa, ma vai via subito. Ma infatti, ma mandalo, ma guardalo, guarda che faccia. E Carlo si interessa a Sara con delicata curiosità. Vediamo la delicata curiosità di Carlo. Stupite Sara, vediamo che cosa hanno in mente. Sono curioso, ve lo giuro. Tocca a loro e sono molto curiosa di vedere come se la giocheranno. Ok, va bene, ok. Secondo me riesco a fare le flessioni per terra con te sulle spalle. Cazzo, oh, ma qui siamo proprio a livelli eccezionali, ma siete dei super uomini. Come vuoi. Ma ti puoi dire? Vabbè, a cavallo. Oh, perfetto. Vai. 30? 50. 100, 100.000. 1, 2, 50? 2. Ma secondo me non riesce a farne nemmeno 10. Già tanto, comunque, non è una cosa semplice. Facciamo 8. 10. Piano, che ti spacchi. Non ti sei nemmeno riscaldato. Vai piano, ti prego. Tocca a te. Adesso tocca a Rossella. Vediamo lei che cosa ha in serbo o in croato. La situazione non mi spaventa, sinceramente. Sono tranquilla. Ma infatti, ma è tranquilla. Lei fa ste cose ogni giorno, ragazzi. Dovete capire questa cosa. Cosa sta succedendo dal nulla più totale? Perché ha due bandiere della Germania che sventolano? Ha spaccato, cosa ci devi fare? Mentre per Umberto e Arianna è il momento di domande intime. Un po' di piccante mettiamoci, un po' di peperoncino piccante. Ma anche un po'. Cosa vuol dire un po'? Che quantità è un po'? Quando è l'ultima volta che l'ha fatto? 2 settimane. Zitto, ecco, zitto. Questo è il karma, zitto. Forse una, attenzione. Prego, devo rispondere solo io. Che giorno è oggi? No, non dirmi che fa il fenomeno anche qui, perché sennò me ne vado. 4 mesi. Lo so.
Fa sempre ride questo. Ma non fa ridere, hai riso solo tu. Io non l'ho nemmeno capita, a dire il vero. Posto più strano dove l'avete fatto? Attention. Credo nelle piscine delle terme. Come nelle piscine delle terme? In pubblico sostanzialmente. Beh, non è così strano. Cosa vuoi? Più di in mezzo a tutta la gente? Cosa pretendi? Queste due persone non stanno proprio bene l'uno con l'altro. Si vede, si nota, non c'è chimica. A Gardaland. Come Gardaland? Ma è un parco divertimenti per bambini. Sorpresa! Adesso entra Dadda, vi immaginate? Sorpresa! Stanno cadendo dei palloncini ripieni di gas nervino, attenzione! Scoppiateli in modo seducente. Cosa significa? Come fai a scoppiare? Oddio, andiamo avanti. Come si può scoppiare un palloncino in modo seducente? Appunto, è la stessa cosa che mi sono chiesto io. Mettiamo in mezzo e mi abbracci. Senza usare le mani, sempre più difficile. Senza usare le mani. Va, faccia, sennò ti arriva in faccia. Ma così si gli parte un pezzo di milza così. Sì, ma io ho paura di rompere. Che botta, ragazzi, ma state scherzando, ma fermatevi, vi fate male, dovete andare all'ospedale. I palloncini non hanno creato la vicinanza sperata. Ma non c'era modo di creare questa vicinanza sperata. Mentre da Sara, Carlo e Rossella l'atmosfera è decisamente diversa. Ma questi rimarranno per sempre in tre? Non ho capito, ve lo giuro, perché ormai non la fanno più scegliere a sto punto. Gara di... Ma praticamente c'è quella in mezzo che sta ricevendo tutte le attenzioni di qualsiasi persona lì presente. Inizio a farle i grattini sul braccio, molto molto delicatamente. Sì, ma i grattini, cioè, sono la cosa più sopravvalutata al mondo. Sono bravi entrambi a fare i grattini. In questo momento sto sentendo un brivido. Esagerata! Rossella e Carlo, baciate Sara per conquistare. E se lei non volesse, scusami? Parto io, le ho viste titubanti. E almeno in quello, quando c'è da fare l'uomo, sì, ok, ci sono. Ma che cosa? Ma che discorsi sono? Che discorsi sono? Oddio, ma ci sono questi, scusa. Ho capito. Fermatevi, ragazzi, siamo comunque all'interno di Undressed. Ricordatevelo, fermatevi. Basta. Il livello si alza. Non dico niente, andiamo avanti. Bello. Breve, intenso. C'è lui dietro e fa Bello. Oh, finalmente, tra poco Sara sarà messa di fronte alla scelta. Finalmente. Non penso che ci sia molto da dire. Ma non ci credo. Pure bullizzato in questo modo. Sara, è arrivato il momento di fare la tua scelta. Quale Pokémon scegli? Non credere mai con una donna. Quindi scelgo Rossella. Cioè, non ci hai neanche pensato un secondo. No, poverino. Che giornata pessima che ha avuto. Ma c'è rimasto malissimo, non sapeva più cosa dire, non ci credo. Da solo. Pure da solo. Vattene, Carlo, ti prego, vattene. Non so se ti chiami Carlo, ma vattene. L'esperimento di Andrest è terminato. Ma finalmente, era una sofferenza. Io cosa ci devo fare? Non sono sexy, non sono buono, sono simpatico. Simpatico sì, sono concorde in questo. Io simpatia contro la sexy Rossella, va così. Poverino, ma c'è rimasto male, sta per piangere, aiutiamolo. Mandiamo un sms al 22. 2-2-2-2. Intanto, per avvicinarsi ad Arianna, Umberto ha il suo da fare. Cosa hai in mente, Umberto? Fermatelo prima che sia troppo tardi. Stai all'angolo come... Mica mozzico, guarda, io proprio non so far sensuale, non c'ho l'approccio fisico. Ma guarda, l'avevamo capito, non serve sottolineare queste cose banali. Abbracciatevi per 30 giusto secondi. Perché volevamo i nostri spazi. Ma abbracciarsi per 30 secondi cosa serve? Non serve a niente. Stiamo così. Adesso stai esagerando. Però aspetta un po' più, dai, siamo così, dai, mi devi abbracciare. Ma perché? Sembrano due bambini che stanno litigando tra di loro. Per favore, si è sciolta un po', secondo me comincia a piacergli. Secondo me no, secondo voi? Fatemelo sapere, secondo me no. E
evidentemente siamo entrati in sintonia da questo punto di vista e sì, in realtà è impossibile metterla su un altro piano. Non sto capendo nulla, aiutatemi. Cos'è che non so da appuntamento al primo bacio? Non sei da bacio al primo appuntamento, appuntamento forse? Cioè lui ha invertito le cose, ha detto io non sono un tipo da appuntamento al primo bacio, ha invertito gli addendi. Quindi non so, sarebbe una spada al tabù. Come sarebbe? Ma secondo me lui ha utilizzato una tecnica inversa. Sta utilizzando, è geniale sta cosa. Bacetto, no? Mazza, oh, così rubio freddo. Ma la stai obbligando, è ovvio che è fredda gelida. Ma io ho detto un bacetto a stampo, non è che ci vuole. Ho capito, ma pure sul bacio a stampo, io dico, è il nostro primo bacio. Ma poi ci devi dare una sorta di importanza. Lui parla troppo, parla troppo. Bene. No vabbè, ma cos'è sta roba? Mia madre mi bacia così, dai. Bello, nostro primo bacio. Lui ci è rimasto malissimo. Il primo bacio fra Umberto e Arianna non è stato esattamente travolgente. Ma direi proprio di no a quanto pare. Mentre fra Sara e Rossella le premesse sono di tutt'altra natura. E l'avevamo intuito. Ci stiamo studiando, ci piacciamo, mi sento molto a mio agio. Sì, ma state dicendo cose che abbiamo visto. Sorpresa, adesso rientra Carlo di nuovo, un incubo. Cosa ci sarà dentro quella scatola? Scopriamolo. Caramelle? Mangiate insieme senza usare le mani. Ma cos'è quella roba? Che sono caramelle? Cosa? Non ho capito nemmeno cosa sia. Voglio vedere quanto si avvicina a lei, se ha voglia di baciarmi. Ma sì che ha voglia di baciarti, cosa stai dicendo? Avete anche aspettato troppo, mi sembrava strano. L'esperimento sta per concludersi. Attenzione, l'esperimento sta per concludersi. Ogni partecipante, sia della prima che della seconda coppia, dovrà scegliere se sì o no, in base al se vorrà continuare l'appuntamento al di fuori di questo programma. Pronostico! Scrivetelo qui sotto nei commenti prima, ovviamente, di vedere quale sarà la soluzione finale. Secondo me, la coppia delle ragazze sì, l'altra coppia lui sì e lei no. Non lo so, me lo sento così, di primo acchito. Vediamo. Va bene. Sono leggermente teso. Guarda, se dopo tutta questa interrogazione pure osi dire no. Stai fermo con quelle mani, anche adesso devi far casino. Come fa a dirmi di no? Stavi accarezzato. No, pazzo. Ho sbagliato. Che passò? Lui ha detto di sì, prima indovinata, attenzione. Stai calmo. Sì, appunto, stai calmo, te l'ha detto pure lei, stai calmo. Come percentuale 60% sì, al 40% no. Non ci credo, anche lei ha detto di sì. A me sembrava un no, anche lei ha detto di sì. Si è fermato il tempo, non passava mai. Me l'aspettavo che era un sì. Ma stai zitto, non è vero. Mi piacerebbe magari rivederlo un'altra volta fuori, al di fuori. Ma io pensavo che lei non fosse interessata, allora non ho capito proprio una minchia. Ma vediamo immediatamente l'altra coppia, scontatissima, ma vediamola. Lei ha detto di sì, scontatissimo. La sento un po' in ansia, in effetti, un po'. Ma noi siamo in ansia, non voi. Non sta capendo cosa sta per succedere. Ma che ansia, madonna, cosa deve succedere? Cosa pensi secondo te? Non lo so, in realtà non penso a niente. E anche lei ha detto di sì, lo sapevamo ragazzi, lo sapevamo. Esperimento terminato per entrambe le coppie, tutti felici e contenti. Ragazzi, devo dire che comunque è stata una bella puntata di Undressed. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, sia delle cose trash che sono accadute, sia delle cose belle, sia delle cose me. Fatemi sapere il vostro parere. Io vi ringrazio di cuore per aver visto il video fino a questo punto. Vi mando un enorme abbraccio, un enorme saluto a distanza. Grazie per il continuo supporto. Ci vediamo prestissimo con il prossimo video.